Va bene ragazzi, benvenuti su un nuovo video game horror. Quest'oggi siamo su The Fear. Parte così con questa melodia alquanto nostalgica. Non c'è più la famiglia ragazzi, sono sparite e decidiamo di accendere la macchina e andarsene via da quel che vedo. Ho visto qualcosa sulla destra. Oh madonna raga, che cazzo era? C'è più! Oh, ma sei pazzo? Ma che cazzo era? Dov'è? Dov'è? Di qua? No? Minchia raga, che cazzo succede? Ragazzi, merda. È merda nei movimenti. Porca puttana ragazzi, è arrivato qualcosa sicuramente. Ma inizia così in belin, che sei nella macchina, poi di colpo vai in questa casa. Ma io sarei rimasto nell'auto, scusatemi. Devo salire le scale, ma si vede malissimo raga. Cioè continua ad andare sempre continuamente con le pubblicità sto gioco. Poi veramente si muove in una maniera, un pupazzino che vola, io che non riesco, delle risate, una persona, l'avete vista? Oh, cos'è sta carrozzina raga? Minchia, bella d'oca, che pelle d'oca. Ah raga, cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma come you did? Minchia, mi sta mangiando, che schifo. Oh, che cacchio urlano queste persone. Maria raga, ma è una casa da pazzi questa. È una casa da pazzi, è una casa da pazzi, la signora di prima. Poi la carrozzina, perfetto, adesso arriva volando, guardate, ecco. Adesso cerco di premere più, non lo so cosa, io prima. Cosa sta facendo? Ok, ok, cioè, ma ha morso? Malefica. Oh, oh, mamma mia ragazzi, siamo arrivati a questo. Non me ne frega un cacchio dove andate. Ce l'ho dietro? Una chiave raga. Siamo pronti per la morte. Poi la pubblicità sotto, guardate che schifo. Maria come si muove di merda sto cuore. Allora siamo pronti per il prossimo urlo, perché le cose di là me le ricordo di qua, guarda. Non me ne frega un caspio proprio. Zingara ragazzi, qui siamo nella merda, lo sento, mi sento proprio le mutande scoppiare. Sono uscito fuori quindi? Ho trovato una chiave e sono uscito fuori. Poi guardate la pubblicità sotto, non si può neanche levare, almeno non posso premere X. Vabbè ragazzi, siamo ritornati in macchina, non ho capito perché, però siamo in auto. Un'altra pubblicità era partita, mamma mia ragazzi. Poi non si legge neanche cosa dice tra un po', cioè la parte bassa no, perché c'è l'annuncio di Google, vabbè. Ok, allora, si è fermato raga, non gli parte più l'auto e c'è qualcosa che si sta avvicinando ridendo. Marta? Quella ragazzi non è Marta. Ragazzi siamo nella merda, mamma mia raga. È partita, ma sicuramente adesso ce l'ho davanti. Guardate, eccola lì, seduta lì raga. Ma sono nella merda fino al collo. Devo arrivare lì? Where did she go? Dove è andata? Adesso c'è raga. Eccola, eccola. Mamma mia raga, c'ho la pelle d'oca raga. C'ho la pelle d'oca. Cioè, da una pubblicità all'altra e ti parte anche come se hai finito già lo stesso. Non ero neanche arrivato al traguardo e mi ritrovo qui. Mamma mia raga, ma guarda, c'è un'ansia della paura proprio con questa qui che... Ma che? Ah, sono già dentro un ascensore ragazzi. Ok, quest'uomo è proprio una persona temeraria. Ma io me la vado a vedere questa qua. Dove è andata raga? Follow this way for your wife. Avete visto? Segui questa via per tua moglie.
Mamma mia, raga, cosa ho letto? Non ho letto niente. La trivella ci uccide, ragazzi. Sicuramente, ecco, ci ritroviamo da un'altra parte per spaventarci ancora nuovamente. Ma io intrepido vado avanti come non ho mai fatto prima, proprio come se fossi di casa. Me ne frego, perché questa è la tattica che mi sta portando avanti in questo gioco: fregarmene altamente di tutto quello che accade, perché io voglio soltanto andare dove c'è quella cosa gialla che mi fanno vedere. Sono arrivato, ragazzi, sono arrivato, c'è mia figlia. Vediamo cosa succede. Si spegne la luce. No, non so cosa è successo, raga. È Marta. Marta non sta bene, ragazzi, ma non so se adesso nostra figlia ci sorprende. Aia, Marta ci ha preso, raga. Ci ha preso. Ci avrà un monopattino. Ci avrà un... devo interagire di nuovo. Ce l'ho fatta. Buttateli sotto, ma non credo di averla uccisa, ragazzi. Non credo per niente. Sono le sue mani. È ritornata. No, 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 no. Adesso appare sicuro come... Take the key to find the right door to escape. Ah. Ma perché, raga? Da una cosa all'altra. Da una cosa all'altra. Ah, c'ho il time. C'ho il time, ma... Sto sudando, sto sudando proprio, ve lo dico proprio con il cuore, sto sudando. Sono arrivato lì, ma adesso mi cago in mano. Devo attivare due bottoni. Ma non ha, cioè, questo qua passa da una cosa all'altra. Ah, porca miseria! È vero che poi l'ho pure toccata con la... Perché non me lo fa cliccare? Boh, raga. Una cosa stranissima. Dai, mi avvicino, voglio vedere cosa fa. Oh, oh. Va bene, ragazzi, ci sono altre modalità da quello che vedo qua. Noi abbiamo completato la storia, poi facevamo diversi tipi di missioni, secondo me tutte inutili. Mi sa che siamo morti, perché la storia è proprio bassa di contenuti. Arriva lì, c'è la figlia per terra, arriva Marta, cerchi di ucciderla, ma invece ritorna. E poi boh, passiamo a fare missioni stupide nel cercare i quadri elettrici o scappare dal fuoco, fuoco che vola. Vabbè, raga, come non detto, completato. Mi raccomando, mettete un bel like, ragazzi, e ci vediamo alla prossima.